E benvenuti ragazzi, popolo di sport, in questo speciale dedicato alle feste natalizie. Come potete ben vedere, sono da solo purtroppo perché il mio collega oggi non ha potuto raggiungerci, infatti è qui, ma non è qui. Mi manca veramente. Questo video non doveva, esserci, infatti sto registrando velocemente col telefonino, spero che comunque la qualità sia del video che dell'audio sia abbastanza buona, però, non doveva esserci, solo che ultimamente, pure dove lavoro, comunque in palestra dove sto io, mi sono arrivate un sacco di domande su come poter affrontare queste vacanze di Natale senza un eccessivo peso. Se sentite la voce un pochettino chiusa o comunque io sono un pochettino stanco, è perché oltre ad avere un raffreddore e molto probabilmente un'influenza alle fasi iniziali, stiamo avendo, infatti per questo il mio collega non ci stiamo avendo un periodo un pochettino frastornato, un pochettino travagliato, insomma, proprio fisicamente tra università, master e quant'altro, quindi è anche lavoro giustamente. Per questo i video non stanno uscendo tanto velocemente. Comunque, andiamo ad approfondire questo parametro, questo aspetto, no? Noi veniamo dal sud Italia, noi siamo calabresi, orgogliosi di esserlo e purtroppo per fortuna dipende, da noi le festività sono sentite, cioè da noi la festa è una gara al rialzo calorico, cioè praticamente bisogna mangiare perché devi mangiare. E prima diciamo che si festeggiava dal 23 sera, dal 24 a pranzo massimo, perché sennò eri già in ritardo con le festività, sia mai, fino veramente al 6, anche al 7 gennaio, con l'annesso poi scarico, giustamente, che fai? La roba che avanza, che fai? La butti? No, te la tiri praticamente fino al 4 febbraio, grosso modo. E le persone uscivano da questo periodo anche con 5-6 kg in più. Sembra strano, in 15-20 giorni 6 kg, sì, se mangi come mangiamo noi a Natale, 6 kg, veramente, sei pure fortunato. No, comunque. Ringraziando a Dio, questa usanza è andata un pochettino a perdersi, cioè per fortuna o comunque per sfortuna, dipende dai casi, e la gente, diciamo, ha iniziato a ridimensionare anche le portate o la cucina, il cucinare, ecco, veramente. E adesso comunque si passano le vacanze con circa 2 chiletti, 3 o massimo proprio extra. Fanno male? Certo, perché il grasso, che comunque la massa che si va a prendere, non è massa pulita, anche perché prendere 3 kg di massa pulita in 20 giorni è proprio impossibile. E questo poi giustamente va ad affaticare anche altri reparti, come per esempio lo stomaco stesso, il fegato è appesantito, si sente un pochettino più debole, anche perché comunque a fianco, almeno da noi, penso che in tutte le parti d'Italia comunque ci si abbina sempre il vino, un buon vino, cioè proprio casareccio, o addirittura una birretta o un alcolico. Quindi tutto questo va, che cosa, a contribuire, oltre all'aumento di calorie, giustamente, che ti si tira dietro tutta questa sostanza, anche un appesantimento di alcune strutture, come per esempio il fegato, che sappiamo tutti che se non pulito, se non regolarmente, ecco, diciamo allenato, cioè nel senso è buono il termine, cioè nel senso che comunque è depurato, perché il fegato non è che si può allenare, però comunque un fegato pulito, depurato, non si può vivere decentemente, cioè nel senso ti si sente un pochettino affannato, proprio come se a livello proprio interiore ti senti pesante, ok? Tutto questo avviene da noi soprattutto nelle festività, Natale o anche a Pasqua, però diciamo che Pasqua dura 2 giorni, grosso modo Pasqua e Pasquetta sopravvivi, ma da Natale all'Epifania da noi è lunga. Detto questo, cerchiamo di entrare nel vivo della questione. Per chi fa attività fisica, no? Ormai vai, più o meno l'avete capito, io faccio sia football americano che un tipo di attività fisica basata sul powerlifting. Il mio collega, che purtroppo oggi non c'è perché stiamo avendo, ripeto, un pochettino di stress, un pochettino di problemi anche a registrare, lui fa corsa. Quindi per chi fa questo tipo di attività aerobica o pesistica semplice o atletica, diciamo, no? Ritornare sulle rette linee guida è facile, perché comunque già conduce uno stile di vita sano prima delle vacanze di Natale.
Dopo, anche se comunque sporca un pochettino l'alimentazione o comunque si alimenta male, ecco, non ci sono problemi perché tempo 10 giorni circa e riprende praticamente la sua attività organica regolare. Ma per chi non fa attività fisica oppure per chi segue un'alimentazione così tanto per, ma, o comunque sì, ci tiene al fisico, ma ok. Come riuscire comunque a dare il meglio di sé in queste vacanze senza appesantire troppo il corpo comunque, no? Senza ingrassare in maniera eccessiva. Innanzitutto l'errore che fanno il 90% delle persone è arriva al 23, staccano la palestra fino al 6, il 7 riprendono, sempre se il 7 è il lunedì, perché se il 7 dovesse capitare di martedì, già no, non aspettiamo la prossima settimana, che fai? Cominci di martedì la palestra? No, cominci di lunedì. E quindi tardi un'altra settimana a casa. Quindi la cosa essenziale è non smettere di allenarsi. Naturalmente, raga, non andate a chiedere ai proprietari delle palestre, ma il 25 apri, perché quelli ti sputano in occhio, a meno che non sono delle grandi catene, comunque delle grandi multinazionali dell'attività fisica, allora. Anche il 25 aprono, il 26 aprono, l'1 gennaio aprono, però sono delle eccezioni. Non tutti penso che andate ad una palestra comunque stellata o chissà che cosa. Più o meno vi allenate così, cioè, nel senso con la palestra della città o comunque di un proprietario, di un singolo, ecco, di un privato. Come arrivare a Natale? Questa è una bella domanda. Bisogna creare, cioè il fisico deve essere una spugna per i carboidrati. Nelle settimane precedenti, innanzitutto, voi si presuppone che la dieta, l'alimentazione comunque la continuate, l'abbiate sempre fatta, ok? Comunque, nelle settimane precedenti a Natale, perché voi lo sapete che il 25 è Natale, iniziate almeno 2 settimane prima a scaricare leggermente la quota calorica settimanale. Calcolare le calorie tra 25 e 26, almeno per noi calabresi, ma anche per i campani, pugliesi, Sicili, Basilicata, tutti insomma il sud, è impossibile, perché può andare da 1500 del primo, 1500 calorie solo del piatto del primo, fino a 15.000 calorie per tutta la giornata. No, sto scherzando, giustamente. Comunque, quindi si scaricano le calorie prima, le settimane prima, ok? 3-4 giorni prima di Natale, tipo intorno al 20-21, iniziate a ridurre l'introito di carboidrati, mantenendo leggermente alto il contenuto di proteine. Ok? Mi raccomando, basatevi sempre, se avete un nutrizionista, andate al nutrizionista per farvi fare questo, diciamo, questo giochetto, diciamo, oppure se assumete soprattutto integratore e quant'altro, vi raccomando, bilanciate bene le proteine in base al vostro peso corporeo, non prendetele così o comunque non bilanciatele ad occhio, cioè perché tanto sì, devo alzare le proteine, devo diminuire i carboidrati, perché rischiate di sballare qualcosa, ok? Quindi sempre seguiti, la testa la dovete utilizzare. Perché la palestra si fa con la testa. Quindi iniziate praticamente ad allenarvi normale, magari aumentando leggermente l'intensità e poco poco il volume, diminuendo praticamente i carboidrati. Voi dite, ma così non fa male? No, non fa male, perché lo fate, lo tenete questo metodo per massimo 10 giorni, che oltre ad avere uno stimolo diverso a livello fisico che male non fa, quindi non standardizza l'allenamento, anzi lo cambia in senso positivo, rende il vostro muscolo quasi svuotato dei carboidrati, giustamente non completamente, perché non è che le azzerate, ok? Non è che le azzerate, voi li state andando semplicemente a ridurre, ok? Il 24 molte palestre aprono, quindi voi siete fatti il 20, il 21, il 22, il 23 e il 24 di attività fisica, magari anche in circuito, quello che vi posso consigliare io. Con dei tempi di recupero ridotti, ci sono un sacco di metodologie che vanno dal HIIT, che sono Intensive Interval Training, oppure High Intensive Strength Training, HIST, quegli allenamenti di forza, o comunque dei circuiti CrossFit, o comunque magari a fine allenamento, se volete fare powerlifting o bodybuilding, potete farlo, però aggiungete una sessione cardio. Questo cosa fa? Va ad aumentare il dispendio calorico. Ok, in più aiuta a svuotare di glicogeno le nostre riserve muscolari. Ok,
arrivate il 24, perché almeno da noi si inizia a mangiare il 24, ed è vero purtroppo, cosa fate? Mangiate, cercate di mangiare regolare, ok? Nel senso, se vi arriva il piatto di pasta ve lo mangiate, se vi arriva il piatto di carne, non si sa di quale animale, ma comunque ve lo mangiate, se vi arriva il pezzo di pane ve lo mangiate, ma consapevoli che voi fino al 24 a pranzo, fino a 24 spuntino diciamo, vi siete mantenuti con un regime calorico ad alto contenuto proteico, non elevatissimo, giustamente, sempre bilanciato in base alla vostra peso, altezza, insomma, al vostro fabbisogno proteico, e con un carico di carboidrati in meno. La cena che andate a fare, carica di carboidrati, andrà semplicemente a rifocillare le vostre riserve energetiche di carboidrati. Naturalmente poi c'è il 25 e il 26 dove c'è un massacro, cioè non si capisce nulla. I piatti iniziano ad arrivare praticamente a saetta, una pioggia di porcate. Non si capisce più tu quale sapore in bocca perché era rimasto all'antipasto, ti sta arrivando già il dolce e dici va bene, mangio, c'è cioè, nel senso. Qui bisogna avere un attimo intelligenza. Io non dico che dovete mangiare il petto di pollo e insalata, ragazzi, perché è impensabile, a meno che non dovete fare delle gare verso gennaio, insomma febbraio, dove vi serve avere comunque un tiraggio completo. Però mangiate, ma cercate di mangiare in maniera intelligente, cioè nel senso, ok, magari il pane, piuttosto che mangiarvi due filoni da 1 chilo l'uno, mangiatevene magari uno, ok? Piuttosto che mangiarvi 7 portate di pasta, magari ve ne mangiate 3, ok? Cioè nel senso, iniziate a ridimensionare, magari piuttosto che mangiarvi un panettone intero, ve ne mangiate metà, per dirvi, no? Iniziate a ridimensionare un pochettino anche questo aspetto. I giorni successivi, praticamente al 26, iniziate ad avere che cosa? Continuate ad avere, scusatemi, un atteggiamento rispetto al pre-Natale, fondamentalmente, no? Quindi delle proteine alte, ma non come all'inizio, perché ricordatevi che i piatti di Natale di base sono sempre di pesce, carne, quindi un contenuto proteico molto alto alla fine dei conti, e inizia a superare il fabbisogno proteico, lo superi già solo con un pasto fondamentalmente. Quindi abbassiamo leggermente il contenuto proteico, circa anche del 20%, da prima di Natale, del giorno 20-22 per farvi capire. E ci dirigiamo magari verso che cosa? Delle proteine di stampo vegetali, magari mangiandoci anche magari più verdura che sicuramente avete lasciato da parte sotto Natale, perché la verdura, ma che scherzi. Magari mangiando più verdura, quindi aiutando a depurarvi anche, insomma, anche a livello organico, se riuscite ad avere a disposizione comunque anche delle tisane depurative o del tè verde o anche quelle drenanti, possono aiutare in questo periodo. Naturalmente, purché voi siate, diciamo, idonei ad assumerli, perché se giustamente se avete pressione alta o pressione bassa, questo già cambia. O se avete alcun tipo di disturbo, comunque se assumete qualche farmaco, insomma, non è proprio l'ideale. Quindi giustamente le linee guida che do io o che diamo noi sono per dei soggetti, diciamo, di sana robusta costituzione, no? Se avete comunque, vi ripeto, qualche tipo di problema, rivolgetevi tranquillamente al vostro medico o curante se volete, oppure ad un nutrizionista o ad uno specialista comunque del settore, non ad un kinesiologo. Perché sì, può darvi qualcosa, ma non sarà mai come un dietista, un dietologo, un nutrizionista, eccetera, eccetera. Comunque, detto questo, andiamo a fare questo tipo di allenamento, anche quello che facevamo prima, anche nel periodo che ci separa praticamente dal 25-26 fino al 31 sera e l'1. Ok? Anche in questa seconda fase delle feste, vi raccomando sempre, attuate una metodica intelligente nell'approccio al cibo. Ok? Sì, ci sta il bicchierino di whisky. Se lo beve pure il McGregor, forse lui più di un bicchierino se ne beve qualcosina di più. Si sta la birretta, ok, però attenzione sempre a come assumete, non dovete mai esagerare, ok, giusto per compagnia ci sta fondamentalmente, però se anche la pasta, come anche il pane, come anche il fritto, no? Giustamente i pasti principali godetevi con la vostra famiglia, a meno che sempre non dobbiate fare gare, eccetera, eccetera, ma con un approccio più intelligente da questo punto di vista e consapevoli che
nelle settimane precedenti, nei giorni precedenti, avete attuato che cosa? Uno scalo delle calorie, un dimezzamento delle calorie settimanali, giornaliere, giustamente, con una ricarica che poi si attiva tranquillamente in questi giorni. Vi ripeto, non abbiamo parlato del glicogeno, dei grassi in sé per sé, di un contenuto proteico elevato in maniera molto approfondita, perché il video già sta durando praticamente quasi 14 minuti. Approfondire questo aspetto, senza contare che quello del sale e dell'acqua che si tira dietro, approfondire questo aspetto sarebbe stato eccessivamente lungo come discorso. Dovremmo parlare praticamente forse mezz'ora, se non di più, solo di questo tipo di progetto, ecco, di attività fisiologica. A voi basti sapere che comunque voi state facendo un tipo di alimentazione. Scaricarla prima delle feste è sicuramente utile, aumentando leggermente il contenuto proteico anche di carni bianche nella prima fase, prima del 25, tra il 25, 26 e l'1 gennaio, ok? Diciamo che sarà la seconda fase. Attuare un tipo di aumentare più proteine vegetali, verdure, e comunque cercare di depurarvi in questo senso senza appesantirvi troppo, attuare sempre un percorso di attività fisica a circuito comunque ad alta intensità, anche aumentando leggermente i volumi in cui siete abituati sicuramente, può aiutare certamente a mantenere il livello, soprattutto il dispendio energetico molto, molto più alto della norma, ok? In modo che possiate sopravvivere a queste vacanze fondamentalmente con o addirittura non prendendo peso o comunque prendendolo in maniera minima, ok? Non prendendo peso sotto Natale è praticamente quasi impossibile, a meno che veramente non si sta col petto di pollo e riso, ma fondamentalmente, raga, mangiate, perché che voi ci si dice sempre, no? Non si ingrassa dal 25, da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale, ok? Possiamo fare un effetto cuscinetto, possiamo ammortizzare questo effetto su di noi e ci sta tutto, ma fondamentalmente, raga, dovete controllare l'alimentazione dall'1 di gennaio fino al 24 di dicembre, ok? Ragazzi, il video finisce qua, mi dispiace perché sono solo, avrei voluto dire molto di più, solo che non è stato possibile a causa dei tempi dettati da YouTube fondamentalmente. E detto questo, ragazzi, io vi lascio innanzitutto un buon augurio, un augurio di buon Natale, ok? Divertitevi, allenatevi se volete, se volete riposarvi 2 o 3 giorni, fatelo, non succede niente. L'importante è che poi rientrate al regime, ok? Semplicemente questo, usate la testa per allenarvi e per alimentarvi. Vi lascio ancora tantissimi auguri e buon allenamento da InSport. Ciao! E detto questo, io mi porto avanti con le calorie. Buono. Ma buono. Ok? Ciao ciao!